Bene ragazzi, qui ormai campo manca poco, penso una passata e qualche angolino da sistemare. Diciamo, Fantastico. non è proprio semplicissimo andare via con tutti questi Madonna, rimorchi, dici qualcosa. comunque. Guarda, anche da parte sbagliata. Il camion soffre un po', però dai, per quello ce la fa. Fortuna abbiamo doppia ralla qua dietro, praticamente, altrimenti cose si metterebbero. Così vorrei fare retromarcia, amico. A in stacco una volta e metto. Come i container. Ecco qua. Riusciamo a scaricare qua. Sì, dai. Aspetta che ti carico ben qua da Dio. C'è un bel Qua. colmo che al manco ti sta un bel po' che roba. Sì, che un viaggio solo recuperiamo un Ma dopo po'. fa un po' stradine da campi così no, non vai troppo di vista, diciamo. Sì, no, sto pensando più che altro Vai, dove è fermo la meglio. strada qua, poi c'è la stradina quella di terba tua là. Sì, Cioè là siamo. scarichiamo a casa sui Problema. silos di Il problema è casa. qua la statale che può dare essere. Adesso vediamo, casomai prendo la strada del ponte se ce la faccio, Non altrimenti. penso proprio, se, perché Perché è troppo qua stretto. cavalleria è Para lì multa. migranato che non rompa cagueo. Ebbene, No, no. già per una stupettata stavolta. Domanda, dov'è finita la trebbia all'Alexio? Nata via. Ah, dove cacchio? Ah, e che ci faccio qua allora? Avvisare no? In un altro campo. Porca, cos'è che taggo GPS? Quanto siamo? 99%. 99%. Dai, manca poco. Per bestie però tengono molto questi rimorchi. Bene, full. Andiamo qua su strada per attacco anche allora 2, 4, 6, 8, 10, 12 frecce qua ormai abbiamo qui. Tutti questi rimorchi. Eccoci qua. Mamma mia, camion, poverino, 67 litri ora. Veramente. Ti vedi dove è meglio scaricare? Il treno, casa. Andiamo a casa che è più largo. Meglio è. Casa. Qui abbiamo tutto un po' più largo. Adesso, passato la strada qua, è tutto tranquillo. Bestia, dai, 59-60 km orari, adesso già è già tempo di frenare perché qua altrimenti curva vedo dura con tutti sti assi qua. Mamma mia, vergine sirene. Chissà, beh, Mari, c'è solo un passaggio da qua. Cosa fai, Rodrigo, qua? Ti Occhio, fermi? occhio, occhio, dove metto qua? Dove andiamo? Occhio, guarda! Mamma mia vergine. Buongiorno. Buongiorno. Però lei è Che cosa sta sorpassata. facendo con un camion con due rimorchi? Mi scusi. Guardi, sto andando qui dove ho questi silos qui per scaricare il contenuto. Ma lei lo sa che non può portare più di un rimorchio attaccato, lo sa? No, ma abbiamo anche i cartelli, vede, oversize load. No, mi Ah, dispiace, io qua devo sequestrare i rimorchi per no, il no, no. Ma commissario. guardi, da qui, guarda, qui si possono contare i passi, 10 passi, guarda, sono arrivato nel punto di scarico, dopo abbiamo fatto No, tutto. mi dispiace, non mi interessa, ma lei da prima che sta viaggiando con un doppio rimorchio snodato, non può essere. Mi dispiace, Tanti lo no. fanno in tanti, non mi sembra una Non cosa mi così interessa, io in un grave. momento ho beccato lei, quindi in questo momento io dovrei sequestrare il carico con i No, rimorchi. no, carico anche, ma è di. Adesso guardi lo sgancio, dopo siamo a posto, insomma, non è che vuole una soppressetta, No, salamino, un ma formaggino, qualcosa. comunque c'è pure il ritiro della patente e ci Anche. stanno tipo
40.000 euro di multa? 40, no, cos'è, uno scherzo, dai, cos'è, No, no, un no, non stiamo scherzo di... scherzando. Non siamo il primo di Dai, aprile, ma però... non posso fare altrimenti. Poi la legge non mette ignoranza, quindi lei sta in inflazione più totale, Almeno... quindi mi dispiace, devo sequestrare i rimorchi con il carico. Ma almeno il contenuto, dai, ho ore di lavoro, operai, gente che adesso questo Lo qua... so, ma lei doveva pensarci prima, si doveva informare prima, quindi non mi dispiace proprio. Vabbè, non passa mai nessuno, poi questa è soia, sa, tutti quelli che non vogliono il latte di soia, tutte cose così, noi facciamo A tutte me non mi cose interessa, per il momento elementari... lei e questo i rimorchi sono sequestrati. Ma mi servono, cosa facciamo? Sono problemi suoi, a me non mi interessa. Comunque, i rimorchi con il carico sono sequestrati. Ma ci può una via alternativa? Non saprei, ne parleremo dopo. Ma dove li porto adesso io i rimorchi qua? Perché sono un po' ingombranti. Se li deve portare via lei, io Io sgancio di il... certo con la macchina non è che me lo posso caricare, credo che sarà un po' impossibile trainarlo. Quindi faccia una cosa, chiami un suo operaio, stacchi i rimorchi. E ci vediamo direttamente al commissariato. Ma se vengo così, quindi vuole proprio due rimorchi separati e commissariato. Sì. Va bene, allora, ma lei deve supervisionare o possiamo che arrivo lì? Senza farle perdere magari ulteriore tempo. Sarebbe meglio, però spero che vieni, perché sennò la Sì, prossima no, no, volta vengo, vengo, adesso. Non sequestro solo il carico con i rimorchi, ma gli sequestrerò ben altro. Sì, no, è che è per non Ma farle perdere che tempo. razza di persone ha che mi vogliono ficcare sotto? No, ma è perché c'è una zona di transito molto transitata questa, e quindi transitano molte, transitano, hai capito? E quindi Vabbè, adesso comunque dica ai suoi addetti ai lavori che siano un po' più attenti sì, con adesso lui. guardi, adesso mi chiamo qui un operaio, mi faccio dare una mano a sganciare qui i rimorchi, lei può andare così non perde neanche tempo perché è una manovra un po' laboriosa adesso qui sganciare, i rimorchi sono carichi, pesano Sì, molto, ma non quindi... la faccio su strada, ma si mette in mezzo al terreno, a meno che non intralcia il Va traffico. bene, allora faccio subito, mi metto qua in mezzo qua. Mi metto qui sul di fianco. L'aspetto al commissariato, ci vediamo Sì, dopo. guardi, un quarto d'ora dovrei riuscire ad arrivare circa. Io un quarto d'ora l'aspetto, se Sì, non sì, vedo un sì. Vabbè, quarto d'ora che non arriva, ti prepari che 16 arriviamo minuti, tutti quanti dai. assieme. Sì. Guardi, mi metto qua sul terreno qua, dopo vediamo. Ok, arrivederci. Guardati, un metro dai silos mi ha fermato. Vabbè, ma pensava lui a fregarmi a me. Adesso vede lui, fa vedermi. È il carico, quanto carico, non mi ha fatto un peso di camion. Mi posso scaricare mezzo e mezzo, così mi guadagno. E dopo vedremo di ritornare, far ritornare tutto. Mando Mosterina all'attacco, dopo vedremo di far ritornare il resto del carico. Adesso qua devo andare in cerca di un operaio, quasi tutti in giro, Maria Vergine. Niente qua, tutti gli uomini sono impegnati, l'unica è Tony, chiamiamo Tony, vediamo dove c'è il numero Tony, Maria, sembra mi tocca entrare dentro una cabina, va, vedo il numero, guarda qua, vediamo se risponde il telefono. Pronto? Sembra che suona. Pronto? Pronto, Tony? Cos'è che c'è adesso? È un gravissimo problema. Si deve fare un fiato esterato col camion, cos'è che c'è? Mi ha fermato la polizia, ha sequestrato tutti i due rimorchi pieni.
Vieni qua in urgenza subito, vicino in casa qua. Madonna, aspetta, aspetta che tiro freno, Vieni con un bilico però, cioè giro. vieni con un camion, perché se vieni qua, ti dico, non posso parlare per telefono adesso, sennò mi intercetta chiamata dopo. Ci sentiamo dopo. Arrivo, arrivo. Così ragazzi, adesso, siccome il poliziotto non ha visto che i rimorchi erano pieni, o comunque l'ha visto, però non li abbiamo pesati. Oi là! Ciao, mi ha fermato il poliziotto, sequestrato tutti e due, compreso il carico. Anche il carico. Anche il carico, 200.000 litri di soia, urgentissima spedizione, sequestrato. Però non siamo andati in pesa, quindi non sa quanto sono carichi i rimorchi. Perciò ho pensato, mi dai una mano, siccome ho solo 15 minuti per portarlo fin. Ah, te la portaghi Eh anche. sì, però chi porti anche, cioè mi vuole anche un costo del gasolio per portarli, oltre a multa, a Gasparana, multa de cos'è, 10.000 euro, più una roba del genere, vabbè, ammati. Ah, ora stacchiamo Stacchiamo e carichiamo scarichiamo, fia. guarda, 50% di uno e 50% di altro, così mi vendo subito e ciapo mucho skei, è perché ho un'offerta di un cliente. E dopo il resto manderemo mosterina e cuore sociacque che in groppa Sì, lingua al dai, dai. poliziotto e. Carica, scarica. Aspetta qua che te stacco. Avuto qua ralla o senza ralla? Se senza ralla meglio. Bene, eccote qua. Arco, Ah, no, torna in drio, Madonna, batteria. cango sta batteria, Maria Vergine. Ma da che è un trapeo? Boh, te regalerò una batteria per il prossimo anno. Dai qua, fa Yeah. ponte. Oh, Posto? là. Posso, posso. Via, dopo la ralla butto qua intanto. Ma Bene, da quando che sei qui sciotti? ma se qua 2 settimane, 1 settimana, mi ha fermato Mosterina 2 o 3 volte, anche portare un legnetto sulla macchina, no, sequestrare il carico, la legge, io non so, Esista. qua gente lavora, questo qua pensa alla legge, non ho Punti. parole. Mancava solo questo che mancava. Sì, ma Maria Vergine è una roba grande. Oh, 50% qua, il suo 50%. E dopo andiamo via Oh, a insieme. posto. Bene, andiamo, è più o meno vicino a Filandala, così ha fatto una stazione di pulizia tipo. Porco cama, adesso è vicino all'officina anche, Eh capito? sì, beh, sta attenti anche, te porti fuori mezzi nuovi, roba così, bisogna Bisogna che stare. metta via un po' che robe, con un po' che dei trattori che scottano, fia, bisogna che robe, fia. Anche container, tenere sempre belli chiusi, perché magari mi mette microcamere per spiare, cioè. Se no, se beh, aspetta che mettiamo anche il lampeggiante, se no qua riceviamo magari. Mosterina! Paura tu. Sei concentrata, spargitura e letame. Adesso qua, aspetta, non mi ricordo mai la strada. Ma dite che dai anche il coraggio di dare un trattore così in mano a una femmina. Sono senza uomini, adesso qua stagista non poteva venire. E che ti costerà il doppio a fine mese? E che con ciao 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 fino ti tocca dare. Oh, Ecco qua, aspetta, oh. qua da Drio, qua da Drio. Perché non vuoi i freni a posto? Devo guardare il GPS qua, areola, fa il serio, fa il serio. Ecco qua. Mi raccomando, Tony, fa serio che qua sei pusciotto. Ehi, dai che sei pusciato, dopo mi mette rogni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno, lei, poliziotto, il signor buongiorno anche meccanico a di lei. fiducia.
Ecco qui vedo come. che è venuto, guarda, stavo quasi per partire per venire a sequestrare non solo il carico, ma anche il mezzo e No, tutto quello che c'è stato in farm. tutto vale, i due rimorchi con il contenuto e come mi aveva detto se proprio la legge è così prossima volta vedremo Però di. no, il camion questo è mio, che no. No, ma È l'unico che gode anche a mezzo di rocca, il quindi. camion non viene toccato, solo il rimorchio. Si è Ah, fatto va dare bene. una mano da un collega qui, da un amico Va bene, ma sto notando che i rimorchi non sono così da quando io l'ho visti. Cioè, i rimorchi erano pieni. Che cosa ha fatto? No, c'è l'effetto strada, ponte, salita e discesa che ha un fiato, rimescola il carico, Perché ma si invece sarà un po' prima. compattato, perché appena viene scaricato la trebbia, capito, ancora soffice, dopo più corre su strada, più le vibrazioni lo compattano e sarà magari ha buttato l'occhio, era concentrato a parlarmi e non avrà visto, magari Boh, non avrà guarda, fatto basta vedere anche le attenzione. rode qua del No, camion no, ho che fatto è attenzione, pressato, quindi vuol dire va che c'è peso. bene, ma va bene così comunque. Va bene, mi raccomando, i rimorchi sono sequestrati, li metta di là Va e bene. Manca a poi parcheggiarli. dovrà pagare questa multa di 40.000 euro. Va bene, Scusa, ma dopo. poi si hanno un camion a parcheggiarli, no? No, io non c'ho un camion in questo momento, lo stiamo Ma ordinando. scusa, qua ho visto che taglia siepi, me ne serviria il mio prestito. No, mi dispiace, non lo posso prestare. Va Questo è bene. direttamente della centrale, no? Io posso prestare, io mi dispiace. Vabbè, dai Dovrebbe qua. fare una richiesta direttamente al commissario. Quante storie. Parcheggiamo qua sti busolotti qua. Aspetta adesso, fa una retromarcia qua. Aspetta. Oh, qua. Non so neanche a me dove inviarmi. Aspetta, Adesso che voi in cima all'erba, così intanto capisce che prossima volta è a parcheggiarsi. Vuto che becca muretta in piedi. aspetta. Eh sì, lo sta prendendo proprio in pieno il muretto. Va bene, parcheggia così. Sì, va benissimo, va benissimo. Oggi ho Madonna, che macchina, razza oggi ho di macchina, manovra, oggi. guarda che razza Guarda. di intrigamento Attento, di ti imbarcato. sta distruggendo la macchina. Ma qua è tutto stretto, no? Come facciamo a parcheggiare qua? Guarda che Guarda, razza di manovre. aspetta che voi metti un po' più larga prima che. Ecco, sapevo mica adesso muretta mi rompe scatto. Puretta, macchina, puntate Macchina. tutto. Guarda, Aspetta che mi niente. sposto Il che. camion non è in grado di. Occi, Occhio, dopo mi porta la macchina, oh, se me lo quindi vuole pensi bene. distruggere anche la macchina? No, ma mi scusi, mi è scivolata il pedale della frizione. Sebbene sia un cambio fuller, non usiamo la frizione, ma comunque. Che manca solo che mi porta la macchina in officina, perché ora sì. Ecco qua, dai, ce l'abbiamo fatta. È uno spazio troppo stretti per queste tipologie. Occhio, Tony, prima che ti faccia il paraurti di nuovo. Ecco qua. Chi c'è qua? Un altro operaio. Dai, passa. Adesso si salta fuori, quando abbiamo fatto tutto. Tanto che mi finio. Va bene. Va bene, Le manderò alla segretaria per quanto riguarda i cartamenti vari, perché io non ho Sì, d'accordo. tempo. Dopo se la vede con lei che vi mettete Sì, d'accordo me la adesso. vedrò direttamente con la sua segretaria. Comunque Bene, buongiorno, arrivederci. poteva chiudere un occhio che ero a 2 metri dai silos. Lo so, ma purtroppo non l'ho vista e comunque non può portare più di un rimorchio così. Non può portarli gemellati. Ma là, c'è che altro paese, Madonna, andavano via con tre dei rimorchi così. E qua non si può. A un altro paese se ci stanno altre regole, qui ci sta questa regola, punto e basta. Se fanno altri paesi a me non mi interessa.
Vabbè dai. Vabbè dai, andiamo via. Oggi chi sei che va ad arrivare? Tutti adesso che da passare qua. Oh, tutti adesso. Mamma mia, tutti adesso. Oh, spostarsi, devo andare a caricare. Dai, oggi qua. Signorina, si dia una calmata, mo un attimo e. Alla calmata. Si tolgono. Ma vi sembra che lei è anche un poliziotto? Deve lasciare. La strada. Problemi deve qua. Libera. Via. Ma lei ha qualche problema o le devo fare un bel controllo? Signor Puciotta, ci avrà il suo periodo XYZ, dai. No, il problema mi qua non va in moto. Mamma mia, questo occhio. Signor Puciotta, permesso, devo avvicinarmi qua. Adesso lo faccio vedere io. Vai, fa ponte, dai, fa ponte. Marco! No! Chiudi i finestrini! No, 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 aspetta, aspetta, okay, aspetta. Bon, a posto. Dai, via, 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 che qua, questa qua se sbaglia leva me in piena dai, merda tutti no, quanti. Via. Signorina, ma... Ma che... Ciao, ciao. Adesso il Puciotto si vede. Ciao, Tony, grazie. Vabbè, oggi qua. Adesso Puciotto vede con chi ha a che fare. E siamo a posto. Vabbè ragazzi, sì, niente, proprio. Perso un po' di carico, ho perso momentaneamente due rimorchi, dopo vedremo sicuramente di riprenderceli e niente, adesso vedremo di andare avanti con due rimorchi in meno perché sicuramente facevo molto molto comodo. Casomai finiamo queste tre vetture con un rimorchio più piccolo, un po' a rallenti e poi partiremo con la civicoltura e magari quei rimorchi lì non ci servono, perciò anche se passa qualche tempo prima che Mosterina riesca a riscattare appunto il sequestro, dopo vedremo. Bene, stiamo raccogliendo qui barbabietole, dato che rimorchi grandi non siamo stati sequestrati e cose varie. Trattori avendone pochi, ho detto a Mosterina di prendere la sua macchina che aveva il gancio traino, il meccanico gli ha dato una sistemata così adesso può agganciare rimorchi e cose varie e niente, stiamo utilizzando per il trasporto delle barbabietole. Ecco qui il macchinario delle barbabietole, fino adesso è andato, adesso non va più. Dai qua Mosterina, che sennò e barbabietole, no? Ma mi sa che hai la marmitta un po' bucata perché sento tanto rumore su quella macchina qua. No, 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 è il motore della Ferrari. Vabbè, così sia. Comunque rimorchio qua a occhio, sì, appunto, pieno. Ma ce la fa quel trapeo di macchina, non è che ti si toglie sì, il semi. Ti si toglie il semiasse, perdi le ruote. Pure cavalleria, cavallino non rampante. Vabbè. Vabbè ragazzi, niente, qui direi che anche per questa puntata è tutto. Come vedete sono stati bei colpi di scena. Ringrazio qui tutti gli operai. Partiamo. Guarda. Subito il primo l'immigrato, prego, prego, io perché ho paura di essere dimenticato nel profondo dei minuti della puntata. Comunque ringrazio DVD che ha rotto il CB, poi Tony. Ciao a tutti. Eccolo qua, Darkness qui al mio fianco. Ciao a tutti. DVD Channels che ho salutato io prima. Poi ringrazio Tony. Ciao a tutti. Vabbè dai, parti. mi ringrazio da solo, grazie. E Mosterina che. Prego. Eccolo qua. Ciao a tutti. Vabbè ragazzi, commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. E tenetevi pronti per la prossima puntata. Vedremo se riusciamo a riscattare i rimorchi o se dovranno restare ancora sequestrati per molto. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.